qual è in breve il nuovo percorso che Papa Giovanni II voleva trovare che portasse alla stessa verità di Gesù Cristo? È semplice. Il percorso che esamina Gesù in un modo diverso da come è stato esaminato e considerato finora. Finora è stato pensato come chi ha dato testimonianza della sua vita. Gesù Cristo è una presenza da seguire, quindi un esempio morale, eccetera, eccetera. Ma non è mai stato affrontato il valore di Gesù Cristo nelle varie discipline dell'uomo diverse da quelle della fede, ossia fondamentali, proprio quelle della filosofia e quelle della scienza, che sono le due branche del sapere umano che si occupano in vari settori della verità. E vediamo perché non è stato valutato a dovere Gesù Cristo, per esempio, in filosofia. Avete tutti, se avete un barlume di memoria di quello che avete studiato, o se non l'avete studiato ve lo dico io, c'è stato a un certo punto la diatriba se il fondamento dell'essere, di tutto ciò che è in essere, fosse riposto nell'essere o nel divenire. La querelle tra Parmenide e Eraclito poi è stata vinta da Eraclito, perché tutti si sono convinti che divenire è la verità del mondo, tutto passa. Ma Eraclito aveva già riferito questo divenire a un fiume, e se noi consideriamo la presenza di tutto il fiume, vediamo allora che è un meccanismo in cui tutto apparentemente passa, ma il fiume esiste tutto dal principio fino alla fine. Ma se noi consideriamo l'essere e il divenire proprio nella specificità del loro essere o divenire, quindi una questione prettamente filosofica, quando Gesù rivela che Dio è uno e trino, in cui poi ci saranno due filosofi che litigheranno tra di loro a proposito del primato, perché si rendono conto che il primato nell'esistenza può stare nel fatto che è una. Ma uno, sappiamo, è un prodotto matematico ottenuto tra n diviso n. Allora c'è stato uno dei due che ha detto che n diviso n, che determina uno, poiché lo determina è primo di uno. E quell'altro ha detto no, non è vero. L'uno viene prima di n su n, perché è il modo con cui uno poi si mette in atto. E quindi c'era una questione di primato in atto, di un uno che diventa l'altro o l'altro che diventa l'uno. Gesù ha detto, guardate che non c'è questo che diventa questo. Ci sono tutte e due. E allora, come mai la scienza filosofica che cura la presenza dell'essere che poi si trasforma in divenire non arriva a rilevare l'assoluta novità introdotta dalla simultaneità di due cose che possono sembrare una prima dell'altra o l'altra prima dell'una, ma che sono affermate simultanee? Ecco un lato nuovo nel settore della filosofia relativo a Gesù Cristo, che non è stato minimamente trattato ed è importante, e lo ha messo in luce egli stesso quando, interpellato dall'ultimo sapiente che andò a trovarlo, Nicodemo, che voleva sapere come si entrava nel Regno dei Cieli, egli gli fece capire che il Regno dei Cieli c'è da parte dell'uomo quando si conosce tutta la verità, non solo quella unilaterale nella linea evolutiva dell'acqua o nella linea dello Spirito Santo che non sai di dove viene e dove va, ma lo senti. Dove viene e dove va, se è diverso da quello dell'acqua. E possiamo esprimere che uno è il percorso della elettricità che si espande e l'altro è quello tutto inverso del magnetismo che si comprime. Sono i due percorsi su cui
è poggiata la nostra realtà del mondo elettromagnetico. E quindi già Gesù, vedete, ha messo il nasino in una questione di fisica, intervenendo in quel settore che già era trattato dai filosofi, quando si rendevano conto che il mondo era binario e quindi era composto da un dualismo, uomo-dio, o spirito-cose, ma questo dualismo, che appunto i filosofi spiegano, non l'hanno mai visto lanciato nel tempo come un essere o un divenire. Gesù lo ha fatto ed è una posizione veramente eccezionalmente nuova. Nel risvolto poi della verità scientifica, Gesù è stato il primo che ha introdotto il principio della relatività tra il soggetto che come puro spirito osserva e la natura esterna al soggetto che, essendo osservata, appare dinamicamente sempre nella dinamica opposta a quella del soggetto. Tanto che se il soggetto va verso la montagna, sembra che la montagna va a Maometto e Gesù è ancora prima di Maometto, nel miracolo della montagna, ma è ancora prima di Einstein, quando Einstein tira fuori il rapporto tra l'ammassamento e l'espansione. Perché è stato già quel valore simultaneo che esiste come un rapporto tra l'ammassamento e l'espansione, che si rifà sempre a quella osservazione che voleva sapere come risposta Nicodemo, che Gesù gli fece in relazione allo spirito che era opposto alla materia. Noi sappiamo oggi che c'è una entità che è di tipo materiale, ma appare opposta alla materia, come antimateria. E il abbinamento tra ciò che è antimateriale e ciò che è spirituale appare evidente quando si considera che c'è una opposizione tra materia e spirito. Ecco, questo è il percorso nuovo che porta verso Gesù Cristo. Rivalutare in lui la verità per come è risultata confermata dalla scienza. Perché il giorno in cui si apprende tutto lo sforzo che sto facendo io per far conoscere la verità che ha detto Gesù come scienziato e che è stata capita, orecchiata a livello moralistico, a livello diverso, quando si viene finalmente a conoscere, non si può più mettere in dubbio che sia vero, perché è confermato anche dalla scienza. Per esempio, l'unità e trinità di Dio. Ci sono due fedi che sostengono che Dio è solo uno. Sono nel filone di Abramo, l'ebraismo e l'Islam. In mezzo c'è Gesù che ci dice che invece Dio è uno e trino. Ma se noi pensiamo che l'assoluto, per presentarsi nel nostro mondo reale, che è visto secondo i canoni dello spazio, ossia secondo tre linee componenti, proprio diverse l'una dall'altra, non implichi a sua volta di essere osservato da tre linee diverse componenti, due complanari, la terza proiettata in profondità, non si arriva a capire che il rapporto tra padre e figlio può essere quello che esiste nel piano della esistenza, mentre invece l'unità dello Spirito Santo può essere proprio quella percezione unitaria di un'area soltanto in ogni momento, però in un infinito susseguirsi di unità, tanto che poi noi vediamo il cinema, perché ogni secondo alla immagine data da padre e figlio si sostituisce un'altra immagine data dallo Spirito Santo e il Signore della vita ci fa vedere il film dell'esistenza. Oggi noi sappiamo come funziona il cinematografo, una volta non si sapeva, ma agevolati dal fatto di sapere come funzionano certe cose, oggi possiamo capire che cosa significa che siano due opposti tra loro i fautori della nostra esistenza reale.
l'insistenza reale nostra è in un piano che ha due perpendicolari, ossia due linee opposte tra loro come il padre e il figlio, mentre c'è una terza che è perpendicolare essa pure, va nella profondità e consente di vedere il cartone animato che stiamo vedendo noi. Ecco, quando si arriva a tradurre la verità di Gesù Cristo, per cui la verità del Dio uno e trino diventa uno uguale dieci decimi, laddove dieci e un decimo sono il piano della nostra realtà, quando si arriva a capire questo, si arriva a dire, caspita, la nostra realtà è proprio questa, è un piano, è un andamento in profondità che è perpendicolare a quel piano. C'è un piano e c'è l'unità di avanzamento nel tempo di questo piano. Ci sono tre elementi che determinano la nostra presenza reale e sono i due contrapposti che formano il nostro piano di presenza e quel valore successivo che determinano la nostra presenza lanciata nel tempo di un futuro e di un passato. Ecco, questo aspetto di Gesù non è stato mai osservato. Quando finalmente tutti quanti e tutte le fedi si faranno convincere a esaminare la verità, si accorgeranno che questa verità è stata detta da Gesù Cristo e non da Maometto, da Gesù Cristo e non interamente da tutti i profeti, come lo stesso Maometto ha detto grande parte della verità, ma non tutta. Dio aveva bisogno di farsi rappresentare però da tre fedi, perché per l'uomo non è possibile avere poi solo l'immagine del quadro lanciato in una linea sola. Ne deve vedere tre, anche un piano messo per così e lanciato in questo verso, e anche uno sopra, nel piano di sopra, lanciato in questo verso. Così come un progettista, se vuole rappresentare come si deve un progetto, deve fare la pianta, il fronte e il fianco. Le tre religioni sono dovute proprio alla necessità umana di poter rappresentare un qualcosa di compiuto solo attraverso tre simultanee visioni. E le tre simultanee visioni che esistono all'interno del filone che viene da Abramo è proprio questo insieme. Ecco, questo è il nuovo percorso. Io l'ho fatto e spero, anzi, sono sicuro che un giorno esso sarà valutato a dovere.